Allora, io sono Alessandro Bicio e sono docente di chitarra all'indirizzo musicale di Portoferraio e praticamente io che insegno strumento in questa scuola sono 13 anni, ma che insegno, diciamo, nella scuola per i corsi per adulti è dal 2001 praticamente che vivo la scuola di Portoferraio. E praticamente in questi anni ho sempre avuto la difficoltà di poter andare al piano di sopra, perché purtroppo la nostra scuola non ha un ascensore e ha un montascale che, diciamo, a volte funziona, a volte non funziona, è sicuramente un montascale molto vecchio, perché io nel 2001, quando ho messo piede dentro a questa scuola, era già lì, insomma, quindi ce l'ho trovato. Tra l'altro io ho fatto le medie da piccolo in questa scuola qui, a quel tempo non c'era, e quindi è sempre stata una scuola che ha avuto questo tipo di problematiche, di barriere architettoniche. E, che dire, già dal 2015 che ho incominciato una battaglia prima con una collega di sostegno, e ho scritto al comune di Portoferraio, alla vecchia amministrazione, la quale non rispose, mandò dei tecnici a vedere se il montascale era funzionante, non funzionava, lo sistemarono, però per la patologia che ho, tra l'altro lo scrissi anche nella lettera che mandai al comune, è per me rischioso prendere questo tipo di ausili per poter andare al piano di sopra. Ovviamente non mi risposero e riscrissi di nuovo nel 2018 una lettera sempre all'amministrazione, ma questa volta fu firmata da tutti gli insegnanti, quindi c'era la firma di tutti gli insegnanti del comprensivo e c'era anche tutte le firme del personale ATA. Quindi diciamo che in questa cosa fui affiancato in maniera molto empatica da tutti i colleghi, da tutto il personale che lavora nella scuola per cercare in qualche modo di smuovere l'amministrazione e per poter fare qualcosa per installare un ascensore che desse la possibilità a me, ma anche a delle persone, a dei bambini che necessitavano di andare al piano di sopra. E infine, poi con il cambiamento di amministrazione, ho fatto un'ennesima lettera e finalmente ho avuto una risposta sia dal sindaco che dall'assessore alla scuola, i quali si sono subito messi a disposizione e li ho trovati anche molto, come dire, accondiscendenti in questo, cioè hanno capito il problema e se ne sono fatto sono, se ne sono fatti carico. Devo dire che purtroppo poi abbiamo avuto la storia del Covid che ha un po' frenato il tutto. Stanno da noi è arrivato anche il nuovo dirigente e con quale dirigente io ho parlato e devo dire che anche questo nuovo dirigente è stato molto favorevole, cioè ha accolto favorevolmente questo mio appello di inserire un ascensore per poter fare poi delle cose al piano di sopra, perché noi abbiamo le segreterie al piano di sopra, quindi tutte le volte che ho la necessità di parlare con la segreteria, loro sono sempre molto carini, molto gentili. Di telefono, oppure se devo firmare delle cose vengono loro giù. Devo dire che da questo punto di vista ho sempre trovato la massima collaborazione e il massimo rispetto. E, oppure al piano di sopra abbiamo l'aula magna dove a volte vengono fatti dei congressi, vengono fatti collegio docenti. Quindi insomma ci sono delle cose che si Come fai a fanno. seguire il collegio dei docenti? Allora, io il collegio dei docenti l'ho sempre seguito tramite Skype, oppure Zoom o Meet, ora abbiamo Meet con la G Suite e quindi grazie ai dirigenti che ho avuto negli anni sono sempre stati molto gentili, insomma, e mi hanno concesso questa cosa, però non sono mai potuto andare al piano di sopra. Posso anche dire un'altra cosa, a volte lo facevo a scuola nell'aula insegnanti e molti colleghi, insomma, sono rimasti con me per farmi compagnia, quindi questo è una cosa estremamente che io apprezzo molto, ecco, devo dire.
Però possiamo dire che questa struttura comunque non è fatta per chi ha un problema di disabilità, cioè questo lo possiamo dire. Assolutamente, perché purtroppo, come ho detto, questo montascale è un montascale molto vecchio, che delle volte va, delle volte non va, quando va devi sperare che non ti lasci a metà scale, perché sennò poi, come è accaduto, hanno dovuto chiamare i pompieri per poter portare giù la persona che era sul montascale. Quindi insomma bisognerebbe avere, anche perché poi il nostro comprensivo è un comprensivo molto grande, ci sono molti utenti, e quindi può capitare che un utente possa avere una problematica. Perché allora non dare la possibilità a quest'utente di andare al piano di sopra e di vivere come vivono tutti? Basterebbe un semplice ascensore. Tra l'altro, con l'assessore e con la dirigente abbiamo un po' trovato anche un posto dove poterlo mettere, che non incide in maniera drastica nella struttura e via discorrendo. Quindi secondo me si può fare tranquillamente questo tipo di lavoro.